Parliamo delle bollette del gas. Bolletta del gas, cosa guardare per capire se stiamo pagando il giusto? Allora, come per il discorso dell'energia elettrica, nella bolletta del gas è importante capire se siamo in un mercato libero o in un mercato tutelato. Nel mercato tutelato naturalmente le tariffe sono quelle stabilite dall'autorità, nel mercato libero naturalmente variano a seconda dell'offerta, quindi è bene verificare che l'offerta sia ancora quella più conveniente per noi. La seconda cosa nel mercato del gas è fondamentale il consumo. Purtroppo nel gas non ci sono ancora i contatori telegestiti, quindi bisogna verificare che le letture che ci vengono addebitate siano realmente almeno vicine a quelle reali, e ricordatevi di fare le autoletture. L'autolettura ci evita dei conguagli troppo esosi per un'errata attribuzione dei consumi fatturati. L'autolettura si fa in determinati periodi per alcune aziende le accettano sempre, basta andare a leggere il contatore e comunicare all'azienda il nostro valore. Ultima cosa da verificare all'interno del servizio gas è le accise, nel senso che le imposte che dobbiamo per legge variano a seconda dei consumi, quindi ritorniamo ancora alle autoletture, ma variano anche a seconda del posizionamento geografico, perché naturalmente il gas essendo gas ha proprietà fisiche diverse a seconda dell'altezza o della provenienza del gas. Quindi bisogna andare a verificare il coefficiente C. Coefficiente C che si trova all'interno delle bollette, possiamo verificare che il coefficiente C che ci applicano nella nostra città di residenza o dove la fornitura viene fornita sia giusto rispetto a quello che è il coefficiente C dichiarato dall'autorità.